Grazie Presidente, nella dichiarazione manifestiamo la nostra astensione alla mozione, in quanto la vicenda è piuttosto complessa, perché il complesso di tre palazzine nell'area di Cisanello è stato costruito in vista del Giubileo del 2000, il grande Magna Magna che ancora si ripercuote. I conti pubblici, ci sono ancora processi in corso per quello che è successo. Era un terreno di proprietà dei Grandi Lavori SPA, a partire dal 2003 è stato concesso dall'INAIL in affitto oneroso, come diceva il collega Salvini, per 425 mila euro l'anno. Da contratto, la manutenzione straordinaria sarebbe stata a carico del DSU, salvo nei primi 6 anni, quindi dal 2000 al 2006, la Grandi Lavori SPA si doveva occupare della manutenzione, cosa che non ha fatto, anche perché non si capisce dove è andata a finire e quanti soldi si sono presi e incassati. Era una delle maggiori imprese immobiliari d'Italia, partner dell'INAIL anche in altre operazioni immobiliari a Pisa. Sull'immobile si erano da subito riscontrate gravi carenze strutturali. L'edificio ha cominciato a degradarsi nei primi anni, segno evidente di un lavoro mal fatto da parte dei costruttori. Tuttavia, la manutenzione straordinaria non è stata mai fatta dalla Fincosit, come da accordi, ma sempre e solo dall'ente del diritto allo studio universitario. Qui c'è cioè, stati già buttati 5 milioni di euro. Cosa c'è da dire? C'è da dire che in alternativa il DSU della Toscana ha intrapreso la strada della costruzione ex novo di un'altra casa dello studente in zona San Cataldo per 245 posti letto per una cifra di 13,5 milioni di euro contro i 2 milioni necessari per ristrutturare la Paradisa. Si parla di tanti milioni di euro, allora andiamo a capire come mai qui si afferma che bastavano 2 milioni di euro, invece sono già stati erogati 5 milioni di euro, pare ci bisogna voglia un altro 1.100.000 euro. Ci asteniamo perché la questione è piuttosto spinosa. Grazie.